L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi Austica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. Austica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Ustica per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione del 1960 sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte. Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali, la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative.
prova. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati ad alcuni, ben arrivati ad altri. E diamo ora inizio alla presentazione del primo tridente di questa giornata. Intanto voglio ringraziare sempre a nome dell'Accademia, li chiamo ormai amichevolmente col loro nome, Roberto e Edoardo e tutto Mare Nord-Est e soprattutto tutto lo staff che lo so che lo avete sentito, lo sentirete dire molte volte, però tutto ciò è possibile proprio perché c'è la passione di persone come loro che si prodigano nel vero senso della parola perché tutto ciò possa realizzarsi. A questo punto permettetemi di introdurvi il primo candidato, il professor Edoardo Tortorici, archeologo classe 49, laureatosi presso l'Università La Sapienza di Roma. Inizia la carriera professionale come ispettore presso la Sovrintendenza Archeologica del Lazio, sarà ricercatore nella stessa università, trasferitosi successivamente presso l'Università di Catania, prima come professore associato, poi come professore ordinario, con le cattedre di metodologia dello scavo archeologico e di topografia antica. Ovviamente si è occupato di archeologia subacquea, conducendo scavi come quello di Grado o del relitto della nave arcaica presso Gela, applicando all'archeologia subacquea metodi della ricognizione utilizzati nella topografia archeologica. Docente di archeologia, costituisce oggi una vera e propria pietra miliare nella storia della ricerca subacquea. Un applauso per il professor Edoardo Tortorici. Buongiorno, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, quello che è, a tutti. Certo, dopo la pietra miliare, dopo tutte queste belle cose che avete detto, un pochino mi trema lo stomaco. Ma ancora di più mi trema lo stomaco per aver ricevuto, ancora non l'ho ricevuto, casomai mi pigliate a calci nel sedere, e mandate via. Insomma, comunque ho ricevuto questa nomination, questa candidatura ad un premio tra i più ambiti per gli archeologi e per gli archeologi subacquei in particolare. E vorrei cominciare subito dicendo che io appartengo ad una generazione di studiosi di subacquei, di topografi, di archeologi, particolarmente fortunata. Perché abbiamo avuto, ho avuto, la mia generazione ha avuto, la notevole, importantissima situazione di avere come maestri, i veri maestri, quelli che una volta, quelli che si chiamavano i baroni, no? Quindi ne vedete due, su questo poi ne parlerò, e poi su questi sono venuti i nuovi studiosi che hanno portato delle cose di nuovo. Tra i veri maestri io metterei senz'altro Nino Amboglia per l'archeologia subacquea e Ranuccio Bianchi Bandinelli per l'archeologia, la storia dell'archeologia storico-artistica. Tra l'altro sono due persone qui presi per scato, per strano, stanno tutte e due sotto quei blocchi che si vedono che sono la parete del Tempio di Antonino e Faustino al Foro Romano e stanno partecipando ad una manifestazione contro una cosa che stava avvenendo. Vabbè, questo poi se ci avrò tempo ve la racconterò perché ci sono pure delle cose molto divertenti. E, diciamo, questo è il mio maestro che è Ferdinando Castagnoli, il fondatore della topografia antica e questi sono i festeggiamenti che abbiamo fatto quando è andato in pensione. Io laccio ancora un po' di capelli e i baffi folti, ancora non più. E poi questi sono i nuovi che sono arrivati sulla base di un
rapporto stretto con l'empirismo anglosassone e anche con la cosa con la filosofia marxiana. Ecco, in quel periodo era molto di moda, ma insomma comunque funzionava. E questi sono tre insieme. Uno è Filippo Guarelli al centro, cioè, scusi, a destra, al centro Mario Dorelli e a sinistra Fausto Zeri. Poi ce n'è un altro, che questo forse lo conoscerete molto meglio, non lo vedete, non lo riconoscete, perché qui ci avrà poco più di 20 anni, ma è Andrea Garandini, che si sta dilettando con la pittura a strada. Tutto questo per me cominciò con un corso che organizzò Nino Lamboia a Bordighera, e in cui studenti di quasi tutta Europa andarono ad insegnare, a studiare la tecnica di scavo stratigrafico. E quella è la donna, Paquita Pajares, Francesca Pajares, che credo che sia una dei tridenti, una tridentessa. Io sono là, non si vede, ma insomma ci sono. E sulla base di questo incontro, che si concretizzò nella scoperta della tecnica dello scavo stratigrafico, che allora era assolutamente sconosciuta in Italia e che Nino Lamboia aveva fondato, applicato con grande risultato per la prima volta. E venendo però all'archeologia subacquea, il percorso fu più lungo e più doloroso, perché dei marinai, pescatori, fecero conoscere a Lamboia che al largo di Albenga c'era una grande nave, forse una delle più grandi navi relitti che sono stati conosciuti, la nave di Albenga, appunto. E Lamboia naturalmente non si fece sfuggire l'occasione. Allora non c'era nessun, come dire, punto di riferimento metodologico. E allora si rivolse ad una ditta di recuperi, la Micoperi, che aveva fatto delle grandi cose nel recuperare dei relitti nel Mediterraneo, soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, anche uno in Egitto con il ritrovamento di molti lingotti d'oro, le monete d'oro della Germania, insomma, dei nazisti che si stavano portando via ed è affondata la nave, e loro li tirarono tutti fuori. E allora questi avevano una grande draga, la cosiddetta draga a polipo, che già te lo dice il nome, si apre e poi si chiude, no? E così, chiudendosi, ha portato su tutta quella roba che voi vedete dentro, sono anfore. Per cui fecero un massacro. E Nino Lamboia scrisse, con una grande onestà che l'ha sempre contraddistinto: il cimitero di Anfore, lo ricordo a memoria perché è una cosa che mi ha segnato, il cimitero di Anfore sulla tolda della nave Artiglio, così si chiamava la nave, turbò la coscienza di molti e molto turbò anche la mia. Secondo me questo è l'inizio dell'archeologia subacquea in Europa. Infatti lui poco dopo scrisse che l'archeologia subacquea doveva corrispondere agli stessi criteri, diceva, di scientificità che hanno gli scavi di terra. E per parlare di questo, lui impostò soprattutto un problema legato alla documentazione, che era quella importante per quanto riguarda lo scavo di terra. E qui ci sono però le anfore che tirarono su con legate, insomma, cercando di fare il meno danno possibile, e c'è la moglie che sorride, che è tutto contento, che qualche anfora intera gli è arrivata. Poi Lamboia fece tutta una serie di lavori, dopo un bellissimo rapporto di collaborazione con la Marina Militare, che assegnò all'Istituto di Studi Liguri questa corvetta, che è la corvetta Daino. Questa collaborazione durò per un po', poi si interruppe, e
E qui comunque sulla base dei sistemi di, come dire, di applicare sott'acqua le cose fuori dall'acqua, c'è il sistema della quadrettatura in cui ogni quadrato corrisponde ad un rilievo preciso del contenuto del quadrato. Per dirvi a che punto siamo, questo siamo nel 1957, il subacqueo e l'archeologia subacquea stanno con questo film del 1957, bellissima la cosa, c'è cioè una bellissima Sophia Loren e un fascinoso, insomma, avallato, in cui si vede che tengono in mano questa cosa che hanno. Il film si chiama The Boy on the Dolphin. Cioè, praticamente questa signora che era una pescatrice di spugne trova sott'acqua un ragazzo sul delfino che è esattamente uguale a quello che sta al museo di Atene e che è invece sul cavallo, invece lui l'hanno fatto sul delfino. Per dire che già siamo a livello di, come dire, di, non dico di rapina, ma insomma di rinvenimento di tesori. E qui tutto cominciò, quello sono io giovane, perché Lamboia mi invitò al Varo, no al Varo, alla nuova sistemazione della sua nave dopo la corvetta, e io sono lì che sto lui, con lui che parlo. La boia non era una persona particolarmente facile, ma io devo dire che ci sono sempre andato con grande accordo. E ecco, questa è una nave che sembra un po' malandata, in realtà era dotata di tutti i più moderni e tutte le più moderne attrezzature che c'erano allora: la camera iperbarica, il medico iperbarico a bordo, una camera per essere calati. E la boia, che non era neanche facile per lui nuotare, si faceva calare a 40 metri dentro questo affare e con dei pizzini scriveva a quelli che stavano sotto: fate questo e fate quello. Eccolo lì, e quella è la cosa in cui si faceva calare. Questo è insomma, un schema di come funzionava. Vedete, lì si faceva calare, là ci sono quelli che scavano, che lavorano e così via. Il mio primo approccio con l'archeologia subacquea è stato di natura topografica. Io venivo da una laurea e da un'impostazione di tipo topografico, e qui vedete che abbiamo una fotografia aerea in cui laggiù in basso c'è una punta e un affare che sta in mezzo con la freccia. In realtà questo è stato sbagliato, perché quella cosa che inizia con la freccia è in realtà il relitto di una chiatta tedesca fondata. Ma il resto invece funziona, ed è l'antemuro murale del porto di Vulci, in una località che si chiama Regge o Regis Villa, Villa Regis, Regis Villa, eccetera. E io ho fatto una serie di immersioni tra la terra e questo isolotto, trovando con una, pure qui una specie di quadrettatura, e comunque trovando una importante serie di anfore che appartengono tutte quante alla Grecia, e quindi erano tutte anfore provenienti dalla Grecia e che venivano nel porto di Vulci, probabilmente perché il porto di Vulci era un emporio e quindi era aperto, diciamo, ai rapporti commerciali. Poi invece la seconda cosa di carattere topografico che ho intrapreso è invece più seria, direi molto più seria, perché qui stiamo parlando di 20-22 chilometri tra Catania e Capomulini, 22 chilometri che sono stati tutti battuti da me e dai miei collaboratori fino a 25-30 metri di profondità, tutti, completamente.
Tra le varie cose che abbiamo trovato, questo bellissimo Ercole che cerca di tenere sollevato Anteo per non fargli avere la forza, il marmo, vari indizi di relitti, tra cui questo con delle anfore, tutte anfore Lamboia 2, sempre Lamboia dobbiamo ringraziare, tipo Lamboia 2, che sono anfore di fine secondo secolo, inizio primo secolo avanti Cristo, e altre anfore, questa è un'anfora corinzia di sesto secolo avanti invece, questo è un giro, un dorio, che però vedete ha quei buchi, e secondo alcuni questi buchi servivano per fare una specie di vivario per i polpi e per gli altri animali marini, insomma, anche le cozze, insomma, era un vivarium, un piscarium o un vivarium. Questo è Acitrezza, e anche qui è tutta la ricognizione ha portato tutta questa roba, questi materiali che si sono trovati, tra cui alcune cose molto belle, questo piatto di V secolo d.C. con, non so se si vede, una croce al centro e due croci laterali che sono il Golgota. Gesù con i due padroni, insomma. Questa lucerna con questo cavallo, e andando ancora avanti arriviamo a Capomulini. Qui io ho cercato di mettere in atto una cosa che non era mai stata fatta sott'acqua, e devo dire con grandi risultati. Questa è la baia di Capomulini. Abbiamo quadrettato tutta la baia con quadrati di 2,5 metri. Poi siamo andati a raccogliere, da questa quadrettatura, siamo andati a raccogliere all'interno della baia tutti i frammenti che trovavamo, numerandoli. Quello sono io che li raccoglie, con altri amici che lavorano con me, i miei studenti. E qui, vedete, c'è il numero di riferimento con l'NN che si riferisce al quadrato e 104 per il numero. Ora, qui c'è una cosa di anfore, varie anfore che abbiamo trovato, ma non mi soffermo su questo. Vorrei invece soffermarmi su questo. Abbiamo dato un numero, un colore per ogni numero di assemblamento, come si dice, di numero di materiali che sono stati trovati all'interno dei vari quadrati, con un colore diverso. E si vede che i numeri più scuri, diciamo, con l'azzurro più scuro, si concentra in due punti che corrispondono a due punti di utilizzo del porto. E due punti di utilizzo del porto che hanno anche una cronologia diversa. Tutto questo ci ha fatto definire questa tabella, in cui si vede che come da questi piccoli goccetti, da queste piccole cose che noi troviamo sott'acqua, però messi insieme, passiamo dalla microstoria alla macrostoria, tra cui per esempio nel V secolo d.C. è caduto l'impero romano d'Occidente, e subito il commercio nel Mediterraneo è gestito più da Costantinopoli. Infatti vedete che il vino viene solamente dalla Sicilia, prodotto in Sicilia, e dal Mediterraneo orientale, che riusciva a gestire questi commerci. Questo è stato molto interessante anche, questo cosa di Capomulini, perché abbiamo potuto fare un percorso visitabile a chi ne faceva la richiesta, dai subacquei, delle ancore, perché queste ancore
probabilmente dovevano ancorare fuori per la profondità, il pescaggio della nave, che all'interno della baia non potevano entrare. Quindi venivano scaricate con delle imbarcazioni più piccole e loro rimanevano fuori per le ancorate. E quindi ce ne sono 7-8, unito da un cavo insomma, in corda. E tra l'altro, con grande soddisfazione, abbiamo fatto anche delle schedine, e alcune di queste schedine erano leggibili l'alfabeto Braille. E questa è una signorina, una giovane donna, che si è immersa per prima su questa cosa, tornandone molto affascinata, perché poteva toccare da un lato il mare, la sabbia, il senso del mare addosso, ma anche leggere queste cose che noi avevamo fatto come informazioni per loro. E veniamo agli scavi. Qui siamo vicino a voi, siamo a Grado. E qua, con questo imboccatore attrezzato di 27 metri, abbiamo iniziato uno degli scavi più belli, a cui sono più affezionato, più importanti. Con il sistema Lamboia, aggiornato naturalmente, noi abbiamo fatto, invece di avere quella grande cosa di ferro con gli oblò, abbiamo semplicemente messo una semicupola di plexiglass, spruzzando l'aria degli erogatori dentro, e noi andavamo lì, ci levavamo la maschera, e c'era una specie di telefono senza fili, con i fili, con cui parlavamo, tipo barca, qui siamo, e ci scambiavamo le informazioni tra di noi. Tutto era poi collegato con un monitor a bordo, in cui si seguivano tutte le varie, praticamente come se fosse un giornale di scavo, diciamo, perenne. Qualsiasi cosa che succedeva veniva gestito o da telecamere fisse oppure da telecamere, ecco, come in questo caso, telecamere mobili, quando succedeva qualcosa di particolarmente importante. Quella di prima, vorrei tornarci, ecco, vedete come si presentava la nave di Grado, e sono stati utilizzati anche in quel caso dei riti per la quadrettatura in semirigidi, in modo tale che questa semirigidità permetteva da un lato di abbassare questi man mano che abbassava gli strati, e dall'altro di non muoversi troppo nel caso di cose accidentali. Sempre a boia, però con un po' di testa in più. Questa è quella che abbiamo visto prima. Qua ce n'è un'altra. Quello a sinistra sono io, con in mano la Sorbona, questo strumento che aspirava la sabbia e tutte le altre cose che costituivano i vari strati che si erano sovrapposti diciamo. Questo è molto importante perché è una delle pochissime navi che sono conservate a livello di struttura lignea fino al Trincarino, che è quel livello, quel punto in cui si imposta il vaglio, cioè la tolda, diciamo, per essere chiari. Anche qui abbiamo utilizzato questo sistema di fare la documentazione dei vari quadrati, disegnando direttamente sui quadrati. Come è stato possibile questo? Perché era andato di moda ormai e si trovava quasi dappertutto la
quei fogli di tipo i fogli di lucido, che però non erano fogli di lucido di carta, ma erano fogli di plastica, diciamo, non mi viene, poliestere, ecco, i fogli di poliestere che potevano essere usati sott'acqua e si poteva disegnare con la matita, cancellare con la gomma, usare il compasso, esattamente quello che si poteva fare fuori dall'acqua. Alla fine di ogni giornata questi lavori che erano stati fatti venivano trasportati su AutoCAD e su computer e si poteva avere di volta in volta, di giorno in giorno, gli aggiornamenti. Poi questo è stato anche utilizzata la fotografia, un po' la vecchiaia, insomma una serie di fotografie in serie che poi venivano montate e raddrizzate e controllate. Vai su, vai Edoardo. Certo. E quindi questi qui poi montate e raddrizzate insieme con il computer facevano una situazione la più attendibile possibile dal punto di vista della precisione. Alla fine di questo vedete che è venuto fuori. È venuto fuori una pianta per il primo strato del relitto, con la possibilità di dividere, di distinguere i vari tipi delle anfore in base ai colori. In particolare appunto nel momento centrale le anfore africane, a nord e a sud le anfore dell'Egeo orientale e le anfore tripolitane, poi in grigio una serie di ancorotti che sono provenienti dalla Spagna, dalla penisola iberica. Una cosa interessante, particolare su questo relitto è questa botte. Abbiamo trovato una botte ovviamente rotta nella parte superiore, però perfettamente conservata, perfettamente riconoscibile, che era carica di rottame di vetro. E qui c'è una scritta Caius Salvus Gratus, se riuscite a vederla. Qui sulla destra si legge Gratus, sulla sinistra Caius, vabbè, insomma, comunque Caius Salvus Gratus, che è un officinatore della zona di Aquileia che produceva questi prodotti vitri. Questi sono i prodotti vitri che nella parte del fondo aveva quelle scritte. Oltre a queste scritte abbiamo trovato delle cose di bronzo, tra cui questo bellissimo tripode, probabilmente utilizzato per le cerimonie di religiose a bordo, questa bellissima testa di Minerva, che è, come si dice, un romano di Stadera, cioè praticamente il contrappeso di una bilancia che di una volta. Io ero piccolo, me lo ricordo che si usava ancora nelle. Qui ci sono cose invece della vita di bordo. Brocche, brocchette, e soprattutto questo bellissimo statua di Neptunus, che anche qui era una cosa legata al culto, ai culti di bordo, gli era affidata, come si dice, la tutela navis, che probabilmente non andò tanto bene visto che era. Ora, lo scavo di grado, avete visto, questa è solamente la prima campagna. Ci fu a chi sembrò che una campagna durata 3 mesi i risultati fossero troppo, insomma, pochi, e quindi
si spinse da varie parti, compresa la sovrintendenza, il ministero, per tirare su tutto insieme. Anche a Lamboia ho capito questo. Volevano tirare su tutto insieme, lui si oppose e uscì fuori la vergogna di Spargi, non so se ve la ricordate, che c'era Gianni Roghi che diceva ma qui se lasciamo queste anfore così ce le rubano tutte. E la moglie che diceva ma io che c'entro, la tutela la deve fare la polizia, deve fare, io non posso andare contro le leggi dell'archeologia stratigrafica perché se no si rubano tutto. Il risultato è che aveva ragione la moglie indubbiamente, ma si rubano tutto. Tant'è che appunto dice Gianni Roghi di aver visto che camminavano sulla banchina della Maddalena con i militari della Guardia di Finanza e dei carabinieri che guardavano e questi con le anfore. Ne vuole? Ora però in questa situazione qui la situazione era ovviamente un po' diversa e ci fu una struttura che si incaricò di fare un marchingegno che praticamente funzionava come un guscio e si metteva un guscio sopra, un guscio sotto e poi veniva sollevato tutto e portato a terra. Naturalmente non venne documentato e disegnato niente, tanto lo facciamo a terra, solo che si dice che venne, io ci credo, penso, si dice che venne una grande tempesta e si scatenò tutto e quindi siamo senza disegni, senza nave intera e ci avete presente quel gioco che si chiama Shanghai? Più o meno così. Naturalmente poi si è cercati di rifare, di rimettere insieme, eccetera, però secondo me per certe cose. Ricordo il povero Pozzati che cercò in tutti i modi di opporsi, però la cosa andò avanti così, non c'era niente da fare. Come spesso, vabbè, c'è chi decide più in alto di noi. Io, furbone, in quelle poche cose, sono stato furbo e ho detto no, scusate, ma io non, così non sono capace a scavare, fate voi, non voglio fare. E infatti appena cercarono di mettere sotto, di infilare sotto la struttura di legno del relitto, provarono a alzarla e si sciolse. E vabbè, invece una situazione completamente diversa, invece avvenne nell'altro scavo importante, forse il più importante che io abbia mai diretto, che è lo scavo della nave di Gela. Comincio con questo perché è simpatico, un simpatico nostro amico che abbiamo dovuto sfrattare perché ci serviva libera la cosa. E qui va bene l'utilizzo della Sorbona, lo stesso utilizzo della quadrettatura con il disegno sul poliestere. E però siamo a questo livello, cioè dentro questa nave si sono trovati materiali di questo genere. È una nave della fine del V secolo avanti Cristo, quindi ancora in età arcaica, in cui ci sono queste scene di ubriacatura, insomma, di orgia, va? E anche qui abbiamo fatto una tabella in cui si vede le importazioni dei materiali che stavano dentro questa nave, all'eccezione naturalmente di quelli che servivano per bordo, per la vita di bordo. La cosa su cui noi abbiamo tenuto particolarmente è di non fare, come sono stati fatti in altre varie cose, di tirare su un sacco di roba insieme. No, abbiamo disegnato tutto e le abbiamo tirate su e asportate pezzo per pezzo. Numerate, disegnate, a parte naturalmente quelli che conveniva non
non rompere perché questa è una nave cucita. È una nave in cui i vari fasciame, ma anche i gradieri, non sono inchiodati con dei chiodi di legno, ma legati con delle cuciture, poi ricoperte di pece per impermeabilizzarle. Ecco, qui abbiamo fatto un particolare in cui si vedono le fascette, le fascette, insomma, le cordine vegetali che tenevano insieme i vari frammenti. Quindi immaginate che cosa è stato portarli a terra piano piano senza rompere. Ecco, questo è un po' uno schema di come erano collegate tra di loro. Qui siamo in un punto in cui c'è un'inserzione a V, infatti c'è una che sale e una che scende. E le mie scarpe con le stringhe sono così. Qui si vede la stessa cosa di cui ho fatto il disegno, si vede qua come era, con sopra la pece per l'impermeabilizzazione. Solo in un caso abbiamo tirato su tutto insieme una cosa, che è la zona della prua, che era tutta intera e non serviva, insomma, non bisognava romperla perché era tutta bene incastrata. Abbiamo sollevato in questa maniera, con i tubi innocenti, senza starci a inventare chissà che cosa, portata in una piscina per desalinizzare. E poi, dopo una gara internazionale vinta dal Mary Rose Lab di Portsmouth, che si portarono questi mezzi, questi pezzi della nave, e con delle speciali contenitori con dentro umidificatori, eccetera, nel giro di 2 giorni erano a Portsmouth e iniziarono un percorso durato 3 anni e mezzo circa. Questo è il modo con cui noi abbiamo fatto. Vedete che qui i numeri non si vedono perché siamo troppo lontani, però ognuno di questi frammenti di legno porta un numero a cui corrisponde una scheda in cui si dice numero 133 attaccato a nord al 134, a sud al 250, a est al 268 e quindi c'era a loro volta 268 si dice. E quindi allora ognuno aveva una sua precisa collocazione. Lo stesso per i vadieri, col parmigiano, la chigna, si vede in qualche caso. Qui sono tornati dopo 3 anni a Caltanissetta, al museo di Caltanissetta, e qui c'era la nostra collega da fuori e saggia la loro, come si dice, consistente. E qui veramente sono molto contento perché è stata fatta una mostra che è stata praticamente una mostra del tutto provvisoria, dove però abbiamo provato a tenere insieme questa roba con dei piccoli sostegni di prezzi, che naturalmente non sarà così, alla fine ci saranno dei sostegni appositi. Però già si vede l'effetto che fa questa nave di VI secolo a.C. con questo sistema di ricostruzione. Mi è rimasto di ricordare, vorrei, se me lo consentite, ricordare ancora il vostro carissimo amico Sebastiano Tusa, che purtroppo ci ha lasciati e a cui molto devo, sia per il supporto in questo scavo, ma anche prima, andavamo all'università insieme e ci facevamo le pizze perché non avevamo niente da mangiare e quindi un po' siamo cresciuti anche insieme, abbiamo un ricordo splendido di lui e anche della moglie.
Poi anche Luigi Pozzati, con il quale sono stato sempre in grande collaborazione, mi è sempre sembrato una persona di grande onestà intellettuale. E basta, se volete vi racconto quella storia, se c'è ancora tempo vi racconto la storia. No, vabbè. Grazie, professor Tortorici. Adesso chiamo il nostro presidente, Paolo Ferraro. Rimanga con noi, professore, che ci leggerà le motivazioni del conferimento. Conferiamo il Tridente d'Oro 2024 al professor Edoardo Tortorici con la seguente motivazione. Per il suo curriculum di ricercatore, studioso e docente di archeologia subacquea, nella sua consolidata carriera di archeologo subacqueo, ha svolto la sua intensa esperienza di vita professionale nelle acque del Mediterraneo, dirigendo scavi di relitti, costruendo topografie subacquee, e costituendo un punto di riferimento internazionale per la serietà professionale e l'alta preparazione scientifica, addirittura morale. L'apporto dato alla cultura subacquea del Mediterraneo costituisce oggi una pietra miliare nella storia della ricerca scientifica subacquea. Grazie.